Come avete visto nella sigla montata, nella clip d'apertura montata da Enrico Coppola, l'Avellino è diviso tra il campo e la giustizia sportiva. Sul campo contro il Carpi la vince al 93esimo grazie al primo gol in assoluto in Serie B di Marco Perrotta e mette altri tre tasselli sul mosaico della salvezza, al netto di quello che però succederà in settimana, presumibilmente tra mercoledì e giovedì, quando l'Avellino giocherà la partita più difficile della sua stagione, la sentenza relativa alla vicenda calcio scommesse con l'incubo penalizzazione di 7 punti, e sono proprio 7 i punti che dividono ora la squadra di Novellino dalla salvezza alla zona play-out. Buonasera, bentornati a 0825, ampio approfondimento della partita di ieri vinta con il Carpi, ma ampio approfondimento anche di quanto successo venerdì a Roma al Tribunale Federale Nazionale con l'udienza di fatto bis di quella che c'era stata il 3 marzo, durante la quale la Procura ha ribadito la sua richiesta di 7 punti di penalizzazione e varie squalifiche, tra le altre quelle del presidente Taccone, di Gigi Castaldo, di Izzo, Peccarisi, Millesi e Fabio Pisacane, ma naturalmente l'attenzione è puntata soprattutto sulla vittoria di ieri, che dà respiro, permette di guardare a questa sentenza sul calcio scommesse con maggiore serenità. Vado subito a presentare gli ospiti di stasera, comincio a salutare l'amico opinionista Felice D'Aliasi. Ciao Felice. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. E sono molto contento di avere con noi stasera, per approfondire la parte giudiziaria di questa vicenda calcio scommesse, l'avvocato Dario Vannetiello, che è l'avvocato difensore di Francesco Millesi. Buonasera a tutti. E naturalmente con noi c'è Marco Festa. Ciao Angelo, ben ritrovati, buonasera. Allora ricordo subito i nostri contatti per intervenire in diretta telefonica 0825 23 743 e poi c'è anche un numero per SMS e WhatsApp. Già sono arrivati tantissimi messaggi, dopo inizio a leggerne qualcuno. Diamo però uno sguardo ai risultati di giornata. Come si è sviluppata questa 35esima giornata? Ascoli Frosinone 1-1 con il pareggio al 95esimo dei padroni di casa. Avellino Carpi 1-0, Cittadella Benevento 1-0, Latina Vicenza 0-1, 0-1 anche del Cesena a Pisa, Pro Vercelli Entella 1-0, 1-0 Spezia Bari, 1-0 Ternana Salernitana, il 3-0 del Trapani al Perugia, Trapani che in questo momento sarebbe salvo se il campionato finisse oggi. Brescia Spal si è giocata nel pomeriggio 3-1 per la Spal, che così balza in testa alla classifica. Domani si gioca Novara-Verona. Vediamo allora la classifica con la Spal di nuovo capolista a 64, Frosinone 62, Verona che gioca domani 58, Benevento e Cittadella 54, Perugia 52, Spezia 51, Entella 50 con il Bari, Carpi 48, Salernitana e Novara 46, Avellino 44 punti, Pro Vercelli 42, Cesena con l'Ascoli a 39, il Trapani 38, in zona play-out Vicenza 37, Brescia 35, 35 punti anche la Ternana, Pisa e Latina 32 e 31, in questo momento sembrano quasi spacciate, ma comunque ci sono ancora tante giornate. Emotivamente però, psicologicamente, con questi fardelli della penalizzazione, 4 punti per il Pisa e 2 per il Latina, e probabilmente ne arriveranno altri per i pontini, sembrano un attimo staccate dalle altre. Allora, anche per ragioni di tempo, perché forse l'avvocato Vannetiello ci deve lasciare un po' prima, adesso in una primissima parte stiamo un po' sulla partita, poi apriamo la parentesi calcio scommesse e poi ritorniamo sul calcio giocato. Felice, la vittoria di ieri, io direi che è da sottolineare nel complesso di questo trittico con Spallo, Frosinone e Carpi, con tre grandi del campionato al di là della posizione attuale in classifica del Carpi, e soprattutto al cospetto di tre attacchi sontuosi che hanno queste tre squadre. Beh, un bottino di 7 punti, credo che neanche il più ottimistico, neanche tu che a metà stagione parlavi di playoff, l'avrebbe preventivato. Che dici? Ma io mi allargo un po' di più, nel senso che se andiamo a vedere il girone di ritorno, sappiamo benissimo che la Serie B si divide in questi due campionati, quello del girone d'andata e quello del girone di ritorno. L'Avellino nel girone di ritorno è quarto in classifica, attenzione. È una squadra quindi che ha tutte le qualità, e non diciamo che si è rinforzata a gennaio, perché sappiamo benissimo che l'Avellino non si è affatto rinforzata a gennaio. Se vediamo gli elementi, chi ha preso Eusebio al posto di Mokolu, siamo là, ha preso Moretti che non sta dando assolutamente nessun contributo all'Avellino, e la Verone che il suo modesto e sufficiente contributo comunque lo dà. Quindi una squadra che pur senza rinforzi in il girone di ritorno ha collezionato ben 23 punti ed è quarta in classifica.
quindi era una squadra costruita bene, con delle ottime fondamenta. Chiaramente la mano di Novellino si è visto chiaramente, e abbiamo avuto questi tre risultati veramente importanti, come dici tu, non ci credevo nemmeno io, ma ripeto, è tutto un girone di ritorno che ci fa veramente ben sperare. Sulla partita di ieri, una prima analisi globale. È una vittoria importantissima, se non altro abbiamo visto i risultati che sono stati orribili, ben sei vittorie, sì, per quanto concerne le squadre che lottano per la salvezza. Sei vittorie in genere lo si fanno in tre giornate di campionato, le squadre che lottano per la salvezza hanno la media di due, massimo tre vittorie nell'arco di una giornata, ieri ben sei, quindi è chiaro, è stata la vittoria della volontà. Probabilmente, diciamo la verità, il risultato più giusto era il pareggio, perché loro nel secondo tempo hanno costruito 3-4 occasioni da gol piuttosto clamorose, però la forza di volontà di questo Avellino, e ricordiamoci che il calcio di rigore fallito ai primi, nei primi minuti di gioco, perché probabilmente la partita prendeva un'altra piega. Comunque sono contento per la vittoria, ci lascia ben sperare in questo finale di campionato, perché senza questa spada di Damocle sul collo praticamente l'Avellino già era virtualmente salvo. Sì Marco, allora io concordo con Felice, una partita nel primo tempo abbastanza inespressa, forse anche a causa di quel calcio di rigore sbagliato a freddo da Ardemagni, che ha un po' condizionato lo svolgimento dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo più pericoloso il Carpi, bisogna essere onesti, ha costruito di più in zona gol, l'Avellino anche con un po' di fortuna, come hanno ammesso ieri in mix zone Taccone e Novellino, l'ha vinta, però sempre ricorrendo a quelle armi proprie di questa squadra nell'ultimo periodo, la grinta, la determinazione, la voglia di fare risultato al di là insomma delle difficoltà e al di là ieri di un avversario che forse meritava qualcosina in più. Eh sì, assolutamente, anche sottolineerei la capacità di restare sul pezzo fino alla fine dell'Avellino, perché il Carpi, dici bene Angelo, una squadra assolutamente rognosa, soprattutto in trasferta, perché si chiude molto bene e riparte davvero con grande pericolosità, bene la difesa con Migliorini e Jim City, che secondo me hanno fatto una partita davvero eccellente. Migliorini, la storia lieta di queste ultime tre giornate, chi avrebbe scommesso sul fatto di vedere un giocatore così dopo tutti i problemi che ha avuto, eppure si è preso la difesa in tandem con Jim City, sono stati davvero impeccabili. Bene poi Perrotta, che è stato il grande protagonista di questa partita, ma più dei singoli l'atteggiamento dell'Avellino, che ha corso il minimo sindacale come pericoli nell'arco del secondo tempo, e poi alla fine ha premuto sull'acceleratore per andarsi a prendere questi tre punti, che proprio in virtù del processo calcio scommesse sono davvero molto molto importanti, perché sono 7 i punti di vantaggio sulla zona playout, ma in realtà 8, perché l'Avellino ha gli scontri diretti a favore col Vicenza, che non è da sottovalutare assolutamente come dato. Sì. Avvocato, allora lei, prima di entrare nella vicenda giuridica, parliamo anche un po' del suo rapporto con l'Avellino. Lei, mi diceva, è di Pannarano, quindi provincia di Benevento, però irpino d'adozione, quindi certo, segue l'Avellino al di là dei suoi interessi professionali con particolare simpatia. Mia moglie è di San Martino Valle Caudina. Il mio primo studio legale l'ho aperto a San Martino Valle Caudina. Quindi vivo a San Martino Valle Caudina, quindi necessariamente mi sono avvicinato moltissimo all'Irpinia, e il coinvolgimento in questa mia vicenda del calcio scommesse mi sta per legare ancora di più. E allora vogliamo vedere, proprio per introdurre il tema calcio scommesse, noi abbiamo provato anche un po' a sdrammatizzare, avvocato ce lo perdonerà, con questa slide musicata come al solito di Giuseppe Andrita, che introduce insomma questa giornata al Tribunale Federale Nazionale di venerdì. Vediamo. Allora, cantano Andrà tutto bene, gli 883, abbiamo messo ben in evidenza la B colorata di verde, perché l'auspicio è che davvero la squadra, la società riescano a mantenere la categoria. Ma avvocato, andrà davvero tutto bene? Guardi, ricordiamo, lei è l'avvocato difensore di Milesi, uno dei grandi accusati di questo processo. Sì, io sono ottimista già per natura. Poi in questa vicenda mi sono esposto sin dal primo momento, perché dalle prime battute, quando sono stato contattato dai vostri colleghi, ho immediatamente riferito che secondo me le partite non sono affatto truccate. I filmati lo dimostrano. Il filmato dimostra che il gol del Modena è stato assolutamente casuale.
Il filmato dimostra che i tre gol dell'Avellino alla Regina sono avvenuti grazie alla notevole superiorità della squadra irpina rispetto a quella Regina, soprattutto in quella occasione. Diciamoci la verità, le accuse provengono da due soggetti che non hanno avuto molto successo nella vita. Accurso, che è un camorrista pentito, e Luca Pini, che è un calciatore che non è riuscito a raggiungere i livelli di Millesi e di Izzo. Per la verità, anche dall'ultimo interrogatorio reso da Pini, la trascrizione integrale dell'interrogatorio, io ce l'ho qui di fronte a me, un interrogatorio del 25 agosto 2016, alla pagina 192 è lo stesso Luca Pini che riferisce che le partite non sono truccate e che per me, lui riferisce, Millesi ha fatto una truffa. È stata una truffa di Millesi ad Accurso. Questo passaggio per la giustizia sportiva è importantissimo, perché addirittura quella che dovrebbe essere la fonte delle accuse, viceversa, a una lettura attenta del verbale integrale, diventa invece una affermazione che dovrebbe portare alla negazione dell'illecito sportivo. Chiaro, chiaro. C'è anche un discorso sollevato da lei in primis, dall'avvocato, sì, dall'avvocato Chiacchio anche, sì, che riguarda, mi corregga se i termini non sono propriamente quelli giusti, una improcedibilità dei deferimenti per una presunta violazione dei termini per la notifica dei deferimenti. È così? È un vizio di forma su cui voi fate molto leva, mi sembra così? Sì, sono i classici cavilli procedurali. Per la verità, già nella memoria difensiva che fece avere al Tribunale prima dell'udienza del 3 marzo, io alla pagina 2 di questa memoria mi concentro su questo aspetto della improcedibilità. In buona sostanza ci sarebbero tre incolpati, Peccarisi, Biancolino e Pini, a cui le notifiche non sono state fatte nel termine previsto dalla legge. Vi è una norma del codice della giustizia sportiva dove vi è scritto che i termini di cui al presente codice hanno natura perentoria. Pertanto, se è così e se il Tribunale condivide questa eccezione, per la verità non solo scritta da me, ma scritta anche dal collega Chiacchio, eccezione alla quale sono associati anche gli altri avvocati, se il Tribunale è consapevole della violazione di questo termine e soprattutto della natura perentoria del termine, non ci sarà alcun effetto negativo per alcuno, né per i calciatori né per la società dell'Avellino. Ma all'ultima udienza, per la verità, è emersa anche un'altra circostanza importantissima. Siccome le accuse provengono oltre che da Pini, che a ben vedere tali non sono, le dichiarazioni di Pini non hanno un taglio accusatorio con riferimento all'illecito sportivo, sì, possono avere una rilevanza penale per la giustizia penale, perché sarebbe una truffa che Millesi avrebbe fatto da Accurso, l'altra fonte sarebbe appunto il pentito. Il pentito però, che ha riferito agli inquirenti della direzione distrettuale antimafia di aver scommesso due volte 400.000 euro. Ho insistito sin dai primi giorni in cui mi occupavo di questa vicenda ad acquisire la prova documentale delle scommesse, perché se l'accusa nell'ambito del processo sportivo è quello di cercare di assicurarsi un vantaggio economico, e allora occorreva verificare se queste scommesse effettivamente erano state fatte, soprattutto nella loro portata. Ho depositato una memoria specifica sul punto, segnalando al Tribunale in ordine alla necessarietà dell'acquisizione di questi documenti. La Procura Federale, che fino ad allora non aveva versato in atti i flussi,
Due giorni prima della scorsa udienza è stata, tra virgolette, costretta alla luce della mia memoria a produrre in atti flussi. È noto a tutti quanti voi che fu accolta la mia eccezione di avere un termine per valutare i flussi. Sì. Questi flussi li ho valutati e dalla scorsa udienza ho rappresentato al tribunale con un'altra memoria difensiva, oltre che durante l'intervento orale, che anziché la somma scommessa essere di 400.000 euro, in un caso era di 44.000 euro, Modena Avellino segna gol in casa, era la scommessa, e nel secondo caso Avellino Regina, dove avevano scommesso soltanto la vittoria dell'Avellino, 99.000 euro. Questo, a mio avviso, non riscontra affatto il narrato di Accurso, ma addirittura lo smentisce, perché poi voi dovete pensare che su 44.000 euro scommessi il provento, la vincita, sarebbe stata così irrisoria, tanto poi da dover essere divisa tra calciatori di una squadra e dell'altra, scommettitori, camorristi, capoclan, quindi questi avrebbero combinato una partita per vincere due lire. È chiarissimo, avvocato. Felice, volevi aggiungere qualcosa? Sì, chiaramente quando parla l'avvocato alzo le mani, però sul flusso non mi convince. Il flusso non mi convince perché l'avvocato si riferisce alle agenzie AMS, che hanno il controllo del flusso e gestiscono e danno le segnalazioni. Ma in Italia il 47% delle agenzie sono illegali. Illegale si fa per dire, non sono del circuito AMS, sono del circuito inglese, belga, che non danno riscontri sulle scommesse effettuate. Quindi siccome a Napoli ce ne sono tantissime, in Campania, anche ad Avellino ce ne sono tantissime che non fanno parte del circuito AMS, quindi è impossibile vedere... Dici, potrebbero sì, tranquillamente far capo ad altri circuiti fanno di scommesse? Circuito, sicuramente ad altri capi, perché non ci sono i controlli che ci sono con l'AMS. Mm. Avvocato, questo è certo, questo lei ha come dire circostanziato anche no, questo aspetto. È vero quello che poc'anzi ha riferito il mio collega di trasmissione, però rimane il dato che la prova incombe sull'accusa e quindi in questo caso incombe alla Procura Federale dimostrare che è vero che Accurso ha puntato 400.000 euro. In astratto sarebbe possibile questo, però il punto è che l'accusa lo dovrebbe dimostrare in concreto. Sottolineo però che dalle dichiarazioni di Accurso, che io ho ben letto in quanto difendo Millesi anche nell'inchiesta penale, sì, lo stesso Accurso parla di bollette, non riferisce di aver scommesso su siti stranieri, quindi non vedo la ragione per la quale noi dovremmo dare per scontato che le scommesse sono state effettuate presso agenzie che non riescono ad essere contabilizzate. Sì, perché la Procura Federale poi ha replicato, io ero lì a seguire il processo, parlando di siti orientali sui quali potrebbero essere state piazzate le scommesse, però ovviamente... No, io parlavo di agenzie vere e proprie, cioè no, in Italia, ad Avellino, a Napoli, ci sono delle agenzie che soltanto l'esperto, soltanto chi è nel settore capisce che è un'agenzia AMS. Ci sono tantissime agenzie che tu le vedi, pensi che è un'agenzia AMS, non lo è, e quindi è un'agenzia che non è, tra virgolette, legale e che non fa i flussi, non rileva. La Procura Federale invece parlava addirittura anche di siti orientali. Sì. Esatto. Sì. Sì, quelli asiatici. Allora, l'altro dato che prego, mi consente, avvocato, che io vorrei sottolineare, perché io sono il difensore di Francesco Millesi, innanzitutto, e quindi indirettamente anche dell'Avellino e del presidente Taccone, perché ovviamente nel caso in cui Millesi riesce a dimostrare la sua innocenza, cade anche l'accusa nei confronti della società, integralmente l'accusa nei confronti di tutti quanti gli altri. A mio avviso c'è stato un millantato o di Millesi nei confronti di Accurso oppure di Pini nei confronti di Accurso. Qual è l'elemento che mi convince sul punto? Sono due, per la verità. Il primo, non c'è un messaggio di contenuto illecito a cui ha partecipato Francesco Millesi. Non c'è un messaggio di Millesi né con Pini né con gli Accurso. Il secondo dato che rende inverosimile tutta la ricostruzione accusatoria e a mio avviso evidenzia la inattendibilità di Pini. Come voi ben sapete, Millesi non guadagnava in un anno
più di 100.000 euro con l'Avellino. Vi sono vari messaggi tra Pini e D'Accurso, dove a un certo punto il delinquente dice, scrive a Luca Pini: guarda che se l'esito non sarà quello sperato, il tuo amico mi deve restituire 350.000 euro. L'amico era Millesi in questo caso. Esatto. Eh? Se non è così, e allora io non scommetto. Pini risponderebbe a questo messaggio, risponde a questo messaggio: ok, ok, ti faccio sapere tra un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora richiama, cioè rimanda un nuovo messaggio ad D'Accurso e dice: sì, sì, ok, è d'accordo, si farà come tu ritieni. Allora, un giudice, un avvocato, un giornalista, innegabilmente, prima di essere tale, è innanzitutto un uomo e come tutti gli uomini deve utilizzare la logica. È assurdo immaginare che un calciatore che guadagna poco meno di 100.000 euro rischia di indebitarsi non con un qualsiasi, ma con un camorrista, per il valore di 350.000 euro, per avere un ritorno economico di pochissime migliaia di euro. Questo è quello che mi convince che è solo un millantare di Pini nei confronti di D'Accurso, e se non è un millantare di Pini nei confronti di D'Accurso, è un millantare di Millesi nei confronti di D'Accurso. E questa considerazione viene avvalorata dal dato che la Procura federale non è riuscita a trovare neanche un'azione da gol sospetta. Il gol del Modena si è verificato al 70°. È stato ingiustamente accusato Peccarisi, quel Peccarisi che addirittura durante il primo tempo ha salvato per almeno due volte il gol del Modena. Quindi non credo proprio che questa ricostruzione possa reggere. Chiaro. Tra il primo e il secondo grado di giudizio, perché poi tutti si stanno concentrando su questa decisione imminente della prossima settimana, ma questa decisione non sono convinto che sia irrevocabile, perché può essere ovviamente impugnata innanzi alla Corte d'Appello, e la Corte d'Appello è tenuta a decidere entro 60 giorni dal reclamo. Ora bisognerà verificare innanzitutto se il Tribunale rigetta la nostra questione di improcedibilità. Sì. Poi occorrerà verificare se condivide l'ipotesi accusatoria. Nel caso in cui la condivide, non è detto che penalizza l'Avellino per 7 punti, perché in una delle due partite la società praticamente è vittima della vicenda, perché ha vinto il Modena, non ha vinto l'Avellino. Sì. È la terza ipotesi, e può darsi che irrogheranno all'Avellino un numero di punti inferiori a quello richiesti dalla Procura. E mi permetto di sottolineare il quarto dato: può darsi che facendo ricorso in appello condivideranno in pieno le mie argomentazioni che oramai sostengo da alcuni mesi, e quindi non ci sarà alcuna conseguenza dell'Avellino, e questa vicenda non ha fatto nient'altro che spronare Novellino e i suoi uomini a far punti, e forse questa è una delle ragioni per le quali in queste 4 partite l'Avellino ha dimostrato di meritare la Serie A. Senti Felice, al netto di tutto questo che ha detto giustamente l'avvocato, tu che idea ti sei fatto di questa vicenda? Io spero fortemente che venga accolto il ricorso che ha presentato sia l'avvocato qui presente che Chiacchio, quello della perentorietà. Sì. Perché in quel caso noi non prendiamo neanche un punto, e ogni anno purtroppo queste cose succedono, e guai chi ci capita all'Avellino. Poi per quanto concerne le argomentazioni, ognuno si fa una propria idea. Quello che dice l'avvocato, dice che al 70° ha segnato il Modena, però se noi ricordiamo la madre di tutte le partite combinate in Italia, è stata una famosa partita Atalanta-Pistoiese di Coppa Italia, dove l'Atalanta il primo tempo doveva uscire uno dell'Atalanta, quindi segno uno, e l'Atalanta il gol l'ha fatto nell'unico minuto di recupero che ha dato l'arbitro. Cioè se l'arbitro non dava il minuto di recupero, la partita che era combinata, perché è stata giocata da 12 giocatori dell'Atalanta e 7 della Pistoiese, la partita finiva 0-0. Quindi non ci meravigliamo se il Modena ha segnato al 70°, perché mancavano altri 20 minuti. Con questo non voglio dire che la partita è stata sicuramente combinata, però è chiaro che facendo dei confronti con le altre situazioni
ripeto, questa partita dell'Atalanta, ma ci sono tanti altri casi che le partite vengono decise negli ultimi minuti, perché le squadre che si mettono d'accordo, non è il caso di Avellino Modena sicuramente, non è che fanno l'entrano in gamba e fanno il gol, se la giocano, poi se vedo che non si sbloccano gli ultimi minuti, gli ultimi due minuti, gli ultimi tre minuti, c'è il fallo da rigore, c'è l'espulsione. In genere si comportano così i giocatori esperti. Senti, ma poi c'è anche un aspetto legato al campo. Dopo la prima udienza arrivò quel pesantissimo 5-0 dal Perugia. Adesso si sono un po' riproposte tutte le tensioni, le pressioni sulla squadra, che però questa volta le ha canalizzate nel verso positivo, perché col Carpi non hanno proprio sofferto le ripercussioni psicologiche, al di là di quello che possono dire Taccone, Novellino, che i ragazzi vengono un po' isolati, no? È chiaro che loro sentono il peso che possano arrivare questi 7 punti di penalizzazione, però ieri non si è avvertito, mi sembra. Ma io credo che i professionisti queste cose sono delle scuse. Noi col Perugia abbiamo preso 5 gol perché in campo siamo andati in 6-7 giocatori, Bellomi, Verde, tu credi c'entrasse poco la vicenda non c'entrava assolutamente niente, c'erano giocatori fuori fase, che atleticamente ormai in una fase calante, incredibile, che poi si è verificato anche a Terni la stessa identica cosa, e guarda caso, quando abbiamo cambiato questi 3-4 elementi che erano veramente stanchissimi, abbiamo visto un altro Avellino. È giusto anche questa chiave di lettura. Ci vogliamo andare a sentire in un paio di minuti, avvocato, anche l'intervento dell'avvocato Chiacchio, così certo. Poi ne parliamo. Sentiamo. C'è stato, nelle more delle due udienze, una decisione del 28 marzo del Collegio di Garanzia del CONI per la quale tutti i termini dei codici di giustizia sportiva sono da considerare perentori. È vero che si tratta di una decisione riguardante un ricorso della Federazione Italiana Tennis, ma non conta quel particolare caso, contano i principi che sono espressi nella sentenza, le motivazioni, per cui siamo convinti che quell'eccezione vada accolta, che il deferimento debba essere dichiarato improcedibile e quindi di fatto i deferiti tutti prosciolti, compreso l'Avellino, che in quel caso saremmo a zero, ragazzi. Certamente il presidente Taccone uscirà pulito come persona, perché è un professionista di grande livello e quindi ben conosciamo la sua polizia morale, il suo rigore morale. Però se viene condannato un tesserato è automatica la condanna dell'Avellino per responsabilità oggettiva. Se uno solo dei calciatori ex tesserati viene condannato per illecito sportivo, la responsabilità oggettiva ne deriva automatica e quindi una condanna alla penalizzazione ci sarà. È inutile poi tergiversare sul punto. Noi avremo 0 punti solo se viene accolta l'eccezione preliminare. Poi io ho portato sentenze, ho prodotto circostanze, ho richiamato dei passaggi importanti, però in caso di condanna dei nostri tesserati coinvolti per illecito è inevitabile la penalizzazione, magari ridotta al minimo storico, ma ci sarà. Ecco, avvocato, 2 passaggi. Il primo mi sembra questo: è così, ci si appella solo ed esclusivamente al vizio di forma, se cade quello è automatica la penalizzazione, come diceva Chiacchio? Guardi, è elevata la probabilità che il tribunale ragioni in termini di automatismo. Però è altrettanto evidente che siccome l'Avellino in una delle 2 partite di fatto è, tra virgolette, è parte lesa, perché ha vinto il Modena, e allora è altrettanto probabile, o almeno questo spero, che il tribunale individui un numero di punti di penalizzazione inferiore. Con riferimento alla fondatezza dell'eccezione fatta da me e dal collega Chiacchio, io sono convinto della natura perentoria del termine, anche perché all'articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva, consultabile da tutti quanti gli ascoltatori, seppur norma inserita allorquando regolamenta il giudizio innanzi alla Corte d'Appello federale,
scrive al comma 6 nei seguenti termini. L'articolo 38 così recita: tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori. Questa argomentazione, che solo oggi io sottolineo, si aggiunge ovviamente alla sentenza correttamente citata dall'avvocato Chiacchio alla scorsa udienza, come si aggiunge a quelle ulteriori considerazioni indicate nella memoria. Quindi si potrà anche verificare che il tribunale non sarà d'accordo sulla natura perentoria del termine. Noi facciamo reclamo in appello e da qui a qualche mese la Corte d'Appello prende atto della fondatezza dei nostri rilievi e dichiara improcedibile l'azione penale. Allora, facciamo una cosa, tra poco andiamo in pubblicità, però spezziamo un po', leggiamo qualche messaggio che riguarda evidentemente la partita. Antonio da Castel San Giorgio Biancoverde: ieri abbiamo sofferto perché abbiamo sbagliato il calcio di rigore, ma poi è uscito fuori il carattere del lupo, non si molla mai, si lotta fino al 95esimo e così è arrivata una grande vittoria, forza lupi sempre. Questo scrive Antonio da Castel San Giorgio. E poi Vincenzo, anche lui da Castel San Giorgio Biancoverde: auguri di buona Domenica delle Palme, grazie altrettanto, abbiamo guadagnato i due punti persi a Vercelli, conquistati con grinta e carattere trasmesso dall'allenatore Novellino. La salvezza sul campo è vicina e poi si vede che succede in tribunale. Io ci credo, non succede niente, nessuna penalizzazione, scrive Vincenzo. Ancora un messaggio di Bruno da Battipaglia Biancoverde: questo gruppo ha un grande cuore, avanti così non avremo problemi per una tranquilla salvezza con o senza penalizzazione. Saluti a Marco Festa. Non so se abbiamo al telefono un tifoso, mi dicevano dalla regia. Facciamo una cosa, richiamiamolo prima di andare in pubblicità. Intanto voglio mandare anche in onda il contributo con le dichiarazioni, uno stralcio delle dichiarazioni di Pisacane e Izzo, che hanno reso dichiarazioni spontanee venerdì in udienza. Allora sentiamo Pisacane e Izzo, poi in uscita prendiamo la telefonata del telespettatore. Buongiorno a tutti, intanto mi viene difficile parlare perché sono una persona che in queste situazioni sono molto emotivo, però l'ho fatto soprattutto per i miei figli oggi essere presente qua, perché solo io so quello che questo processo, il male che mi ha procurato sia a me e sia a miei figli, ma sono stati loro che mi hanno dato la forza comunque di rendere in campo, perché lo dovevo soprattutto a una società che mai ha messo in dubbio la persona di Sagani. Il mio avvocato ha spiegato tutto. Io quello che ci tengo a dire è che 6 anni fa, molto più povero, molto più debole, a 1000 chilometri da casa, ho denunciato un tentativo di convivere. E solo io e la mia allora ragazza, che oggi è mia moglie e mamma di 2 figli stupendi, sappiamo quello che abbiamo passato a 1000 chilometri da casa. Io oggi sono qua per dirvi che ho patito, ho sofferto, ma sono qua per manifestarvi la mia sofferenza. Tutto qua, confido in voi. Grazie. Signore, è possibile che io faccia un accordo con un criminale, un assassino del genere, e poi mi tiro indietro? Che io sono di Scampia, i miei fratelli e la mia famiglia è di Scampia. Poi ho chiesto io di non giocare. Grazie. Allora, Armando Izzo parla della paura anche di ritorsioni, perché lui è nato nel quartiere di Scampia, che mi sembra sia il quartiere di Accurso. Sì. Felice, è sentito anche Pisacane, che ricordiamo tutti nel 2011 è stato anche ambasciatore, no? Della FIFA o dell'UEFA, adesso non ricordo, per aver denunciato il tentativo di alterare una partita. Fu contattato dall'allora direttore sportivo del Ravenna, Buffone, mi sembra. Ecco, anche la credibilità emotiva di dichiarazioni come quelle di Pisacane e Izzo, secondo te, possono far presa sul giudice, su chi giudicherà? Ma l'ultima frase di Izzo non l'ho capita, che ha detto veramente, perché mi ha detto che la lui... paura di ritorsioni. No, Izzo ha detto l'ultima frase, ha detto ho chiesto io di non giocare, ha detto questo? Poi ha puntualizzato per problemi muscolari, perché effetti ha spiazzato un po' tutti quella cosa. Quella è stata una dichiarazione inquietante. Meno male che ha aggiunto poi che. Ha ragione Felice, perché lì si è seminato un po', il panico, no? Per cui poi. Non sapevo di questa cosa, ho sentito questa dichiarazione, c'era un po' di inquietudine, onestamente. Poi meno male che adesso Festa
ha detto questa cosa, quindi, ma io ti ripeto, non ci credo onestamente, non ci credo, anche se il mondo del calcio purtroppo è questo, da quando hanno legalizzato le scommesse, le partite di serie D, C, B, buon 50-60%, c'è poco di regolare, questa è la verità, non ci dobbiamo scandalizzare, purtroppo i dati sono questi, giocatori specialmente nelle categorie inferiori è veramente una strage, ogni settimana 10 partite, 7 partite, 5 partite, c'è Baranca della Federbet che continuamente fa delle segnalazioni sulle partite. Si potrebbe ovviare, togliere queste scommesse di mezzo, perché non siamo ancora un paese che è nata tardi, non come in Inghilterra che è nata nel 1860, quindi c'è una certa sportività. In Italia è nata troppo tardi questa cosa, non credo che sia ancora abbiamo ancora paese pronto. Sì. Andiamo al telefono e poi in pubblicità. Buonasera. Buonasera, sono Antonio della Casetta di Biancoverde. Ciao Antonio. Volevo salutare gli ospiti, mi saluto a Marco, che sta in studio, e volevo dire che ieri abbiamo fatto una grande vittoria. Se Aldemagni quel rigore non lo sbagliava, vincevamo meno o meno 3-0. Comunque è così, è stato più bello vincere, soffrire e sempre forza lui. Ciao e buonasera. Va bene, grazie Antonio. Grazie, allora noi dobbiamo andare in pubblicità. Voglio chiedere all'avvocato Vagnatello se può trattenersi un'altra mezz'oretta con noi. Sì, fino al prossimo break pubblicitario. Anche perché finora non ho ancora parlato di Ciccio Millesi. Mi farebbe piacere spendere qualche parola. Assolutamente. Allora andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Rieccoci in studio. Allora continuiamo ancora per un po', almeno parlando della vicenda calcio scommesse, perché volevo girare prima un'altra considerazione all'avvocato Vannetiello e poi chiarire anche un po' la posizione, il momento che sta vivendo il suo assistito Ciccio Millesi. Sentivo prima da Chiacchio quel passaggio sul ricorso della Federazione Tennis che potrebbe fungere da precedente. C'è qualcosa di fondato? Beh, non è proprio una decisione pertinente rispetto, diciamo, alla nostra vicenda, però all'interno di quella decisione vengono affermati dei principi che vanno nettamente in direzione della natura perentoria del termine e che quindi dovrebbero portare alla improcedibilità del seguente procedimento. Che, come si dice, fa giurisprudenza in questi casi? Sì, esatto. È un qualcosa che può fare giurisprudenza. È un precedente adattabile al nostro caso ed è in linea con le considerazioni fatte dalla difesa. Invece su Ciccio Millesi, come sta vivendo lui tutta questa vicenda? Prima a microfoni spenti durante la pubblicità parlavamo dei risvolti emotivi sull'uomo anzitutto, prima ancora che sul calciatore, il timore che anche venga compromesso, sia stato compromesso il suo rapporto con la tifoseria avellinese, no avvocato? Guardi, Ciccio Millesi è più preoccupato dell'opinione che gli avellinesi si fanno di lui che della vicenda in sé. Lui è stato la bandiera dell'Avellino, chi mi ascolta lo sa meglio di me, ha dato l'anima per l'Avellino, ha scelto di non giocare in squadre dove avrebbe avuto un ingaggio più elevato per rimanere ad Avellino, ha trasferito la famiglia ad Avellino e quindi ci tiene molto alla considerazione degli avellinesi nei suoi confronti. Io per la verità chiesi a Ciccio Millesi di venire a Roma per rendere una dichiarazione spontanea. Lui mi disse: avvocato, io veramente non ce la faccio, perché in questo momento avverto che intorno a me c'è un grosso alone di sospetto, nonostante io non ho fatto nulla di illecito. Lui insiste sempre dicendomi: avvocato, ma se io avessi la possibilità di alterare una partita non scommetterei il risultato più scontato. Avellino Regina, con la Regina retrocessa e con l'Avellino che lotta per andare nei playoff, e se la partita è truccata non punto l'uno, punto almeno l'over. Quella intercettazione, ci saranno almeno 3 polpette. Noi non abbiamo scommesso il 3-0, allora sì, avrebbero vinto gli scommettitori molti soldi. L'altra partita, Modena-Avellino, il Modena quell'anno aveva l'attaccante più prolifico del campionato, quindi anche lì è un risultato scontatissimo, quindi si puntano molti soldi per vincere pochissimi soldi.
quando la partita è combinata, invece lui insiste nel dirmi, io che non sono un esperto di scommesse calcistiche, quando la partita è combinata si punta, si gioca sempre un risultato che non è previsto. Questo dà la possibilità di vincere tantissimi soldi. Lui sottolinea, se io fossi stato coinvolto avrei giocato. Lui non ha giocato né la partita Modena-Avellino né la partita Avellino-Regina. E non è assolutamente vero che era scappato da Avellino, perché lui nella partita Avellino-Regina risultava in panchina. Quindi quelle frottole che si dicono che lui era stato costretto a fare subito le valigie dopo aver fatto vedere sotto il materasso i soldi da Darini, non sono notizie, diciamo, da bar, ma non più di questo, perché Millesi fino all'ultima partita di campionato ha militato nell'Avellino e, ripeto, l'ultima partita con la Regina era in panchina. Marco e Felice, Felice, tu di Ciccio Millesi che ricordo hai? Ma è un ricordo di un giocatore che fino al penultimo anno ha fatto il suo dovere. Un buon giocatore, niente di eccezionale, stiamo parlando di giocatori di Serie C, di Serie B, non è che faceva grandi cose, però dava veramente, come ha detto l'avvocato, si è impegnato. Poi quest'ultima vicenda mi ha un po' rattristito, perché ha coinvolto parecchi giocatori. E quello che dice l'avvocato in parte è giusto: quando si combinano delle partite si vanno sui risultati più clamorosi, si cerca un primo tempo 1, secondo tempo 2, si cerca un 4-5-0. Almeno un 20, almeno l'over con la Regina, cioè se uno non scommette l'over con la Regina retrocessa. Anche se over Avellino-Regina e 1 dell'Avellino era quasi la stessa quota. Però c'è anche un altro aspetto da segnalare: se io ho 1000 euro di proventi illeciti e la vado a giocare a prendere un 1,20 e caccio il 1000 euro di illecito, di proventi illeciti, e mi faccio un bonifico di 1200 euro puliti in tasca. Quindi la mentalità dello scommettitore è ampio, non è soltanto che vado alla ricerca della quota alta, vado alla ricerca anche dell'1,20 se io devo, diciamo, tra virgolette, ripulire. Il denaro. Però in questo caso il camorrista deve sempre giustificare come aveva i 1000 euro, quindi diciamo rimane sempre che ha dato liceità soltanto a quello 0,20, sì. Insomma, quindi non risolve completamente, credo, il profilo della proporzione tra quanto guadagna e quanto possiede. Voglio chiedere anche a Marco, che spesso entra in contatto con i tifosi. I tifosi, hai avuto modo di cogliere pareri, opinioni su questa vicenda, segnatamente con Millesi, che poi è il grande accusato insieme a Dizzo, da cui parte tutta questa storia, mi ovviamente sembra. Angelo, non si può avere un parere univoco, perché è chiaro che non si può raccogliere il pensiero di tutta la tifoseria. Credo che la maggior parte, anche sentendo queste voci, tutte queste cose che si sono venute a verificare, a sentire il processo, si sia innamorata un po' di Millesi, che invece era stato un idolo, un beniamino negli anni precedenti. Io ricordo della sua ultima stagione, Felice faceva bene a dire fino alla penultima stagione, nell'ultima c'è stata già qualche frattura, proprio a prescindere da questa vicenda. Io ricordo un Avellino Cittadella con Millesi che praticamente mandò a quel paese la tribuna. Sì, ricordo. Poi ci fu il confronto, e poi ci fu un duro confronto a fine partita, quindi il rapporto si era già incrinato a prescindere da questa situazione. Poi molti hanno fatto anche dei collegamenti tra questa vicenda che poi è emersa e quella in quel battibecco, ovviamente collegamenti che così non ci sono controprove che sia poi effettivamente legate a queste vicende, anzi, però è chiaro che è stato un rapporto di amore, poi non dico di odio, ma sicuramente qualcosa si è rotto. Andiamo al telefono, avvocato, un attimo solo al telefono, poi le do subito la parola. Pronto? Buonasera Angelo. Ciao Pietro. Buonasera a te, buonasera a Felice, buonasera all'avvocato e buonasera a Marchetiello. Ciao, mi ha ribattezzato così ormai da diverse puntate. Ciao. Ciao Marco. Ciao. Sono Angelo, visto che stavo seguendo anche la partita del Napoli. Sì, che vince 1-0, lo ricordiamo, vince perché non l'avevamo ancora detto, sì. Io sono tipo tu lo sai, un grandissimo tifoso dell'Avellino, il sangue mio è bianco verde, però sono appassionato della Campania, me lo devi concedere questo. Come no, intervieni guardo sempre anche partite, a derby, infatti. Tutte le squadre della Campania io le seguo. Sì. Al di là di questo, il risultato importante oggi è stato quella sconfitta del Brescia. Ah sì. Che ha tenuto ancora più lontana la zona playoff, esatto. Appunto, play-out, scusami. Sì, siamo a
a più 9 dalla quart'ultima, a più 7 dalla quint'ultima. Però se sappiamo che se tra la quart'ultima e la quint'ultima ci sono più di 4 punti di differenza, non si fanno nemmeno i play-out. Sì. Quindi questa è una buona notizia. Poi per quanto concerne l'Avellino, ripeto, bastano altri 6 punti, quindi 2 vittorie, sì, su 8 partite, 2 vittorie, quindi basterebbe la vittoria in casa col Cesena, la vittoria in casa con la all'ultima con l'ultima Latina, giornata con Latina, sì, e siamo salvi. Al di là del processo, al di là della penalizzazione, al di là di tutto, perché io sono convinto che non succede, perché sono convinto che non succede che daranno 7 punti all'Avellino, ma pure se danno questi 7 punti io sono convinto che l'Avellino si salva, si salva sul campo, eh? Sì, sul campo. Come sempre, forza Lupi, grazie per la compagnia che ci date ogni settimana e buona serata a tutti. E grazie a te, naturalmente, grazie. Speriamo, ci auguriamo che si stia rendendo un servizio anche a voi con questo approfondimento più giuridico con l'avvocato Vannetiello. Tra poco torniamo a parlare anche di campo. Felice, tu sei anche tu del parere che l'Avellino, al netto di quello che potrà succedere con la penalizzazione, si salvi sul campo, giusto? Anche tu prima vi dicevi che sei di questo avviso. Certamente, con 7 punti andrei più cauto. Ah, vabbè. Perché se 7 punti non sono pochi, ci mettono a 37, il problema ci sta. È chiaro che secondo me fino a 3-4 punti li possiamo assorbire tranquillamente, e io credo che se prendiamo 3 punti vanno bene quest'anno, però in questa stagione, perché 3 punti in questa stagione significa salvarsi sicuramente. 3 punti nella prossima stagione, non so se riesci poi a salvarti con le squadre che arrivano l'anno prossimo dalla Serie A e dalla Serie C. Quindi è preferibile avere questa, se proprio ci deve capitare, dobbiamo avere questa mazzata, diciamo, tra virgolette, è meglio prenderla quest'anno. L'importante è comunque poi non prendere i 7 punti, anche perché sarebbe veramente il primo caso nella storia che la procura chiede dei punti e viene confermati in tutti i gradi di giudizio che i punti che sì, sono chiesti dalla pubblica accusa. Spesso noi in appello, avvocato, si tende a ridurre, è così. Beh, noi dobbiamo... Però innanzitutto... no, le voglio chiedere anche se c'è questo rischio di slittamento della sentenza d'appello oltre il termine di chiusura del campionato, sì, che sì, è il 19 maggio. Sì, l'intervento di chi mi ha preceduto è stato, diciamo, acuto, sagace, perché le norme della giustizia sportiva prevedono che avverso la decisione di primo grado il reclamo deve essere depositato entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento sul bollettino della Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi, proposto reclamo, la Corte decide entro 60 giorni. Quindi, entro 60 giorni. Quindi, la conclusione del procedimento d'appello potrebbe arrivare sia prima della fine del campionato, sia quando il campionato è già finito, con effetti importantissimi, perché ovviamente se interviene prima della fine del campionato, i 7 punti verranno detratti all'Avellino all'interno del campionato in corso rispetto al punteggio avuto questo anno. Se invece la conclusione è negativa per l'Avellino, ma interviene a campionato terminato, l'Avellino dovrà partire con una penalizzazione di 7 punti o di un punteggio che eventualmente individueranno i giudici inferiore. Però intanto però per quando è attesa la sentenza, tra mercoledì e giovedì? In settimana. Non si conosce precisamente il giorno, anche perché il tribunale deve decidere entro 90 giorni dalla formulazione della incolpazione. Quindi c'è un range Di 3 mesi. C'è un range, l'incolpazione. L'avevo qui con me. Vabbè, glielo dico subito. L'incolpazione del 16 dicembre 2016 sarebbe dovuta intervenire entro il 16 marzo 2017, però alla scorsa udienza ci fu un rinvio con la sospensione del termine di circa un mese. Quasi al termine di prima questo... di Pasqua arriverà? O c'è anche il rischio che si slitti? Io la prevedo prima di Pasqua, ma non vi è certezza sul punto.
Vorrei però al termine di questo mio intervento sottolineare un dato anche per i telespettatori. Io difendo Francesco Millesi. Né nell'inchiesta penale né nell'inchiesta sportiva è stato individuato un solo calciatore o dell'Avellino o della Regina che ha avuto una condotta compiacente o irregolare durante queste due partite. Cioè non si sa Millesi chi avrebbe comprato e per fare cosa. Questo è un dato particolarmente importante all'interno di un'inchiesta che si chiama calcio scommesse, partite truccate, partite combinate. Occorre almeno individuare il mio assistito Ciccio Millesi, la bandiera dell'Avellino, con chi si sarebbe messo d'accordo. Se la Regina ha perso 3-0, occorrerebbe da parte dell'accusa, non da parte nostra, non da parte nostra irpina, individuare chi sono i calciatori della Regina che hanno favorito i 3 gol. Se il Modena ha fatto un gol contro l'Avellino in una fase importantissima, quando l'Avellino poteva ancora sperare di raggiungere quantomeno la zona playoff, occorre individuare quale calciatore dell'Avellino Millesi ha contattato per far subire un gol alla propria squadra. E questo non è stato fatto. Allora, se non è stato fatto, Millesi si è comportato bene come si è comportato in tanti anni quando ha giocato nell'Avellino. Pertanto io ho fiducia nella giustizia sportiva. Nel caso in cui il tribunale non si convince, cercherò e cercheremo insieme all'avvocato Chiacchio e all'avvocato De Renzis, a tutti gli altri avvocati che fanno parte del collegio difensivo, di convincere la Corte d'Appello. E mi auguro quindi che per tutti, ivi compreso il presidente Taccone, che è tanto una persona per bene, che sta dando tanto a questa città, ne esca fuori anche lui completamente pulito in questa vicenda. Io sono stato accusato di difendere non solo Millesi, ma sono stato accusato di difendere anche il presidente Taccone e la società dell'Avellino. Ma mica è un reato questo. Se uno traccia una linea difensiva che non solo va a vantaggio del proprio assistito, ma va a vantaggio anche della società e del presidente Taccone, non c'è nulla di male. Nell'interrogatorio reso da Pini alla direzione distrettuale antimafia, Pini mi accusa di questo, che io sono una persona molto vicina al presidente Taccone, che a stento conosco. Vorrei soltanto riferirvi l'ultima cosa, che tra l'altro riferì e eri presente anche al tribunale. Occorre chiedersi, siccome io difendo Millesi anche nell'inchiesta penale, i giudici sportivi si dovrebbero chiedere come mai nell'inchiesta penale Pini è ancora agli arresti domiciliari e invece Millesi è completamente libero. Questo dimostra che la giustizia penale, stiamo parlando della direzione distrettuale antimafia, ha ritenuto convincente la linea difensiva tracciata da Millesi nel processo penale. Altrimenti, dopo quella scarcerazione che Millesi ha avuto per un semplice cavillo procedurale, avrebbe richiesto nuovamente l'arresto di Millesi, che invece non è stato chiesto dalla direzione distrettuale antimafia. Chiarissimo, chiarissimo avvocato, lei prima... Ma c'è un'anomalia che giustamente, come diceva l'avvocato, che ha fatto una considerazione secondo me tutt'altro che barbina, ma il Catania che si è comprato 5 partite ed è stato retrocesso con 10 punti di penalizzazione, si sanno pure le squadre che ha comprato queste partite, ma i giocatori chi sono? I giocatori di queste 5 squadre si possono sapere chi sono? Non si sa. Cioè il Catania è stato condannato sulle dichiarazioni che ha fatto il presidente, che ha comprato 5 partite, cioè, avendo comprato 3 giocatori per ogni squadra, però questi 3 giocatori non si conoscono i nomi. È strana questa cosa, Avvocato, lei prima parlava del presidente Taccone, adesso ci congediamo, quantomeno con lei, naturalmente la ringraziamo. Sentiamo questo minutino di Taccone ai nostri microfoni proprio sulla vicenda il giorno dopo, era sabato, era in Mix Zone, ieri, il giorno dopo essere stato a Roma. Sentiamo Taccone. I ragazzi non c'entrano niente con questa cosa, insomma, l'ho detto anche a lei, mi pare. Cioè, l'unico che avrebbe potuto avere qualche piccola situazione di disagio era Castaldo, Gigi, però Gigi è entrato regolarmente in campo, ha giocato pochi minuti ma li ha giocati come sempre bene, quindi è un nostro condottiero, io sono contento per lui e spero per lui che possa uscire indenne da questa situazione, perché effettivamente le prove che hanno portato
ieri a Roma, o i discorsi che hanno fatto a Roma hanno dimostrato, compreso tutti gli avvocati che hanno ascoltato e che hanno fatto le difese dei singoli, delle singole persone, hanno dimostrato che questa è una bufala clamorosa, insomma, clamorosa perché non c'è niente. Cioè non c'è una intercettazione telefonica in cui si dice venditi la partita e ti diamo un euro. Ma non c'è niente di tutto questo, è tutto per sentito dire. Quindi io tranquillizzo ancora una volta i miei tifosi. Non c'è nessuna intercettazione che provi la combin, tutto per sentito dire. In un flash, avvocato Vannetiello, insomma, parole che la trovano d'accordo, questa del presidente Taccone, immagino di sì. Ma è la realtà dei fatti. Quando parla di bufala clamorosa. È la realtà dei fatti, perché sono stati, io purtroppo difendo il calciatore più esposto, nei cui confronti ci sono più indizi. Sono stati coinvolti dei calciatori, Castaldo, Arini, Peccarisi, Pisacane, i quali non hanno fatto assolutamente nulla. È stato un tentativo di Luca Pini con Accurso di raggiungere la notorietà, oppure è un millantato, come ho sostenuto sin dall'inizio, di Pini in direzione di Accurso o di Millesi in direzione di Accurso. Voglio essere chiaro, Millesi ha sicuramente sbagliato ad andare a cena con dei camorristi, perché io ritengo che anche un calciatore di serie B, ma quello già non lo deve fare una persona comune, ma uno che gioca in una squadra di serie B, a cena con dei camorristi è preferibile che non ci va. Luca Pini ha riferito alla direzione distrettuale antimafia che Accurso si presentava come un gentiluomo, si esprimeva in italiano, non era facile capire che lui era un camorrista. All'epoca poi il clan Vinella Grassi non era un clan molto noto, è soltanto in questi ultimi anni che, diciamo, si è parlato di questa associazione a delinquere di stampo mafioso. Va bene, grazie avvocato. Allora noi la congediamo, grazie del suo intervento. Noi andiamo in pubblicità dicendovi che all'Olimpico al 14esimo minuto il Napoli avanti 2-0 dopo il gol di Calleon ha raddoppiato Insigne. Andiamo in pubblicità tra poco per parlare di Carpi e del Pisa, prossimo avversario. Rieccoci, terza ed ultima parte, abbiamo salutato l'avvocato Vannetiello, torniamo sul campo, torniamo ad Avellino Carpi, è stata sicuramente la partita di Marco Perrotta, primo gol in assoluto per lui nel campionato di Serie B, sentiamo cosa ha detto a fine partita. Non so ancora descrivere il momento perché è stato davvero molto bello segnare sotto i nostri tifosi a un minuto dalla fine nel nostro stadio, e poi il mio primo gol in B, quindi è stata un'emozione davvero indescrivibile. Senti, ce lo racconti perché è stata un'azione un po' caotica. Ma c'è stato un calcio d'angolo, una respinta loro di testa e io praticamente stavo andando in fuorigioco, ho fatto un passo per rientrare e poi ho visto che l'Asic buttava la palla di nuovo al centro di testa e mi sono ributtato dentro sperando che arrivasse la palla. La palla per fortuna è arrivata e ho cercato di buttarla dentro come potevo e mi è andata bene. Sono contento perché ho sempre lavorato al massimo, non mi sono mai risparmiato e pur sapendo che il terzino non era il mio ruolo, mi sono messo a disposizione della squadra, a disposizione del mister che ha sempre creduto in me e ho lavorato. E finalmente ora sto portando i miei frutti a casa. E credo che il gol sia una cosa meritata, non da oggi, ma da duro lavoro che ho fatto in questi mesi. Allora, il duro lavoro fatto in questi mesi che paga, felice, un giocatore che ha conquistato la fiducia di Novellino in punta di piedi, si è guadagnato il suo spazio, adesso in quella difesa è imprescindibile. Sì, è un giocatore veramente importante, che ricordiamo che sta giocando anche in un ruolo che non è il suo, lui è un centrale. Però, l'ha detto, infatti. Però già queste partite che sta facendo, l'anno prossimo insieme a Migliorini, non so se Jim City rimane o tornerà a Bergamo, però già una coppia centrale per Rotta Migliorini credo che sia un bel investimento, con la speranza però che riusciamo a riconfermare Radunovic, perché quello è il giocatore che per noi è indispensabile. Il portiere quest'anno ci ha fatto fare 6-7 punti in più tranquillamente e credo che se l'Atalanta ce lo dà un altro anno in prestito non sarebbe male. Ecco. Peppino Andrita si è sbizzarrito su Perrotta, ben 3 slide, iniziamo a vedere la prima. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque. E
Allora, ti scatterò una foto in una giornata da incorniciare con il regista, proprio lui, Marco Perrotta, che ha pubblicato, Marco, sul suo profilo Instagram quella foto scattata evidentemente da un fotografo ieri al Partenio con tutta la curva sud alle sue spalle. Si immagina che emozione, Angelo, per questo ragazzo che davvero, come hai detto, è stato bravissimo ad aspettare il suo momento, perché lui non ha mai fallito una partita, se tu ci pensi, anche quando è stato impiegato da Toscano, poi da Novellino ha giocato titolare terzino a Latina, poi da lì è un po' sparito. Io prima della partita con la Spal ho chiesto a Novellino insomma perché Perrotta è scomparso dai radar, lui anche un po' seccato ha detto non, in realtà non è scomparso, domani giocherà a titolare, e quello è stato l'inizio di un percorso molto positivo. Gli hai messo la pulce nell'orecchio, come Vabbè, si dice, non penso che l'ho fatto decidere io, non ho la presunzione di pensare assolutamente questo, era già in programma ovviamente, però è un giocatore assolutamente valido, è un centrale, anche da centrale ha dimostrato qui ad Avellino il suo valore, però credo che sia stato duplicemente importante il suo riutilizzo, perché sta giocando bene, anche in fase di spinta è molto cresciuto nelle ultime partite, e in più ha permesso di sbloccare la slot sulla fascia destra per la Verone, perché è stato sacrificato la Verone per tante partite come terzino sinistro, e l'impiego di Perrotta ha permesso alla Verone di tornare sulla sua fascia, e dal suo piede parte il cross da cui poi si origina il gol importantissimo finale contro il Carpi. Peraltro però si compensa con tante decisioni discutibili, forse in posizione di offside, No, io dico proprio sicuramente in posizione di offside, però. Lui dice nell'intervista: ho fatto un passo indietro per evitare il fuorigioco, però si è visto chiaramente da alcuni filmati che circolano anche in rete che era offside, però comunque poco male, ce la teniamo naturalmente buona questa, a dispetto di tante altre decisioni che non hanno convinto a discapito dell'Avellino, no? Non compensa assolutamente, perché l'Avellino ha avuto 5-6 occasioni, 5-6 episodi questa clamorosi, veramente clamorosi. Adesso ne abbiamo avuti due consecutivi, per la verità, perché anche a Frosinone c'era un rigore grande quanto una casa. È chiaro che poi ci sono queste statistiche che poi ci contandono pure, perché ho letto prima di venire che l'Avellino e la società nel saldo dei calci di rigore è la seconda in avere, perché prima c'era la Spezia con 8 rigori a favore e 4 contro, quindi più 4, secondo è l'Avellino con 8 rigori a favore e 5 subiti, quindi più 3. Siamo al secondo posto in questa classifica strana dei calci di rigore, che poi chi le legge sembra che abbiamo avuto degli episodi favorevoli. Quest'anno l'Avellino per la prima chiaro volta... Chiaro che non sono solo i rigori poi, no, a incidere. Per la prima volta dico che l'Avellino ci sono stati 5-6 episodi clamorosi, ma veramente clamorosi contro. Allora andiamo a vedere le pagelle, andiamo a vedere le pagelle di questa partita... Cominciando con Radunovic, un bel set, gli ho messo due interventi decisivi, uno sulla Sagna nel secondo tempo e soprattutto il primo su Mbakogu subito dopo, qualche minuto dopo il rigore sbagliato da Ardemagni, Gonzalez 5,5, Migliorini e Jim City 6,5 tendenti al 7, Perrotta 8, ha provocato il rigore, ha segnato il gol decisivo, per cui credo 8 sia sacrosanto, la Verone 6, Moretti 6, tendente al 5,5, Omionga 6, D'Angelo 6,5, Eusepi 6, Ardemagni 5, pesa il rigore sbagliato, Bidaui 5,5, Lasic e Castaldo 6, Novellino 6,5, che dici di queste pagelle, felice? Sembra strano, ma questa volta sono d'accordo con te, perché è difficile, soltanto qualche mezzo voto, forse un voto in meno a Moretti. A Moretti, Moretti, infatti... Moretti è un giocatore che l'altra volta io ho detto, ma Moretti da titolare, perché Moretti è un giocatore di classe e su questo non si discute. Però da quando è venuto ad Avellino, lui ha giocato nelle prime partite che entrava negli ultimi 20 minuti, era devastante, perché appena entrava la squadra avversaria era stanca, lui dava un contributo notevole. Purtroppo dal primo minuto, ha giocato 7 partite dal primo minuto, noi ne abbiamo vinta solo una con il Vicenza 3-0, a Cittadella è uscito sull'1-0, abbiamo ribaltato 3-1, a Frosinone abbiamo pareggiato la partita, è uscito sull'1-0, ieri la stessa cosa, nelle altre 3 partite avevamo perso. È un giocatore che purtroppo non ha la condizione atletica attualmente per poter reggere i 90 minuti, è un giocatore che secondo me è devastante se lo metti in campo negli ultimi 20-25 minuti, anche perché le squadre cominciano a stancarsi, fanno dei falli e l'Avellino subisce a favore delle punizioni dal limite proprio nei minuti finali, sia a Frosinone sia nella partita col Carpi, proprio posizioni ideali per Moretti, che purtroppo lui non c'era, non c'è. In campo è dovuto battere Migliorini. Abbiamo un tifoso, scusa Marco, poi ti faccio intervenire. Buonasera. Buonasera, sono Pasquale d'Avellino. Ciao Pasquale, prego. Niente, io volevo chiedere l'informazione. Ah, l'avvocato non c'è più. No, l'avvocato è andato via, Pasquale. Niente, volevo sapere per quale motivo, per fatti accaduti negli anni precedenti,
se ci sono i punti di penalizzazione devono essere scontati in questo campionato. Sì, perché il problema è questo. Sono d'accordo per il fatto dei punti di penalizzazione alle squadre, semmai che non pagano l'IRPEF, che non pagano i calciatori, i punti vanno scontati in questo campionato. Ma se i punti, per fatti accaduti precedentemente, io penso che i punti devono essere dati ad una squadra non in campionato in corso, ma a inizio campionato. La risposta, diciamo la risposta non è facile, però per come ha parlato prima l'avvocato Vagnatello c'è il rischio che ci sia lo slittamento anche in questo caso, quindi non credo sia come, però a rigor di logica tu dici una cosa giusta, sono fatti accaduti in precedenti campionati, però evidentemente non paga questa tesi. No, non paga questa tesi, però dico allora perché cioè buttare una spada di Dagome su una società e farla stare così in ansia. Scusa, Pasquale, se un episodio è successo 3 anni fa, quando li vuoi dare i punti di penalizzazione? Allora finisce il processo, l'Avellino è penalizzato di 3 punti, l'anno prossimo parte con 3 punti di penalizzazione. Ecco, ma noi qua non ci conviene, però. Ma comunque è un anno diverso da quello in cui è successo. Ma perché siamo in queste condizioni adesso, non ci conviene. Certo. Però se non stavamo in queste condizioni, vedete come ci conveniva. Chiaro. È giusto, Felice. Mi sembra una cosa logica. Senti, Pasquale, sulla partita vuoi dire qualcosa? Niente, abbiamo recuperato i 2 punti di Provercelli. Siamo contenti e su questa partita vinta così l'Avellino va a gonfie vele adesso. Io sono convinto che faremo tanti altri punti. Va bene, grazie Pasquale. Va bene, grazie, forza Lupi. Grazie. Ci andiamo a sentire adesso le voci dei tifosi, naturalmente euforici, dopo questo gol al 93esimo, le voci raccolte da Marco Festa. Questo gol al 93esimo, una liberazione dopo il rigore fallito da Ardemano. Una sofferenza, meno male. Non possiamo sbagliare niente, quindi questi 3 punti sono fondamentali. Al primo minuto abbiamo sbagliato il rigore, all'ultimo minuto abbiamo vinto. Noi dobbiamo cercare di essere più forti, forza Lupi sempre. Una sofferenza incredibile, ma ancora più bella perché al 90esimo, forza Lupi sempre. Ho visto un po' scura, sinceramente, perché la squadra in quel momento aveva accusato il colpo, soprattutto l'ha accusato Ardemagni. Però alla lunga poi abbiamo visto che la squadra si è ripresa e con grande fatica, anche perché era una giornata che faceva molto caldo, la squadra ha fatto una grandissima vittoria. Sofferentissimi questi 3 punti, veramente ci volevano, per una settimana un po' turbolente è stata. Loro alla fine erano più in palla di noi, e io direi che è stata decisiva ancora una volta la sostituzione di Castaldo, che sul cui tiro è nato il calcio d'angolo da cui poi è scaturita la rete di Perrotta. Sicuramente è una vittoria che vale moltissimo. Stanca, la squadra era molto stanca, si vedeva, e vale ancora di più proprio per questo motivo. E sicuramente, senza parlare di calcio, scommesse, guardiamo al campo, abbiamo fatto 3 punti che secondo me valgono una buona fetta di Serie B. Ardemagni deve offrire praticamente la cena a Perrotta. È vero, Ardemagni deve offrire una cena a Perrotta. Sono 3 punti d'oro, diciamo d'oro perché la squadra, ho detto molte volte che sta crescendo, è una squadra che ormai è da playoff. Peccato che se si condanna questa sentenza che abbiamo in testa, li perdiamo. Purtroppo per tutti noi sono 3 punti fondamentali. Noi siamo una scuola calcio di Grotta Minarda insieme a un'altra squadra di Bonito, il Pinia Sport. Niente, praticamente la partita è stata una bella partita, poco sofferta per l'Avellino, c'è stato il rigore sbagliato al primo minuto, però tutto sommato la vittoria è meritata. Il Carpi è stato pericoloso in poche occasioni, però non ho mai temuto per la sconfitta. Qualche altro messaggio da casa, andiamo a leggere. Buonasera a tutti, dopo tanti anni forse possiamo vendicare la retrocessione dalla Serie A, quando noi pareggiamo a Milano con l'Inter, mentre il Pisa con la pastetta con il Torino restò in Serie A. Tutti a Pisa perlomeno per un prezioso pareggio, meglio una vittoria, scrive Luigi D'Agostino da Avellino, che ci saluta. E ancora,
Ciao, sono Michele da Gesualdo. Sabato io c'ero con la scuola calcio, era il signore che ha intervistato, sì, con la scuola calcio Grotta Minarda. Forza Lupi, ancora un messaggio. Buonasera a tutti, sono Nicola da Solofra e volevo chiedere a voi esperti studio del portiere cosa sarà dopo il campionato. Saluti. Abbiamo parlato anche del futuro di Radunovic, difficile, no Marco, che resti? Credo che abbia fatto e stia facendo molto bene quest'anno. Bisogna vedere un po' in porta l'Atalanta come si muove, perché secondo me Potenza forse è ancora presto, un altro anno in Serie B gli farebbe bene per esplodere definitivamente. Troppo giovane per giocare in Serie A. Vediamo se lo farà ancora in maglia bianco-verde. C'è anche una curiosità statistica legata al numero 3, quello, il numero di maglia di Marco Perrotta. Vediamo perché nella slide di Giuseppe Andrita. Ricominci da 3. Da 0. Eh? Da 0. Ricominci da 0. No signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscito in Davide, perché oggi ha perduto pure questo. Allora, Marco Perrotta, ma in generale tutto l'Avellino ricomincia da 3. Felice, tu che sei un appassionato di statistiche, di numeri, questa forse ti era sfuggita, anche a te che sei così attento, no? E manca la terza vittoria, però. Abbiamo fatto due vittorie e un pareggio, quindi terza vittoria. È vero, adesso, è vero. Pisa, facciamo la terza vittoria. Allora, parliamo del Pisa. Pisa che naviga in cattive acque, penultimo in classifica con 4 punti di penalizzazione. Ci sono state parole molto dure nel post partita con il Cesena da parte di Rino Gattuso, parole che abbiamo sintetizzato in questa schermata che andiamo a vedere con l'ausilio della regia. C'è anche lo schieramento della partita persa con il Cesena. Ha detto Gattuso: la squadra a livello mentale e fisico è nettamente inferiore alle altre. Qualcuno mi ha detto nemmeno un'ammonizione, ma per il cartellino bisogna arrivarci. Noi non ci arriviamo mai, non so più cosa dire, cosa fare. Vedo gente che fa fatica a guardarmi, impaurita, che non vede l'ora di liberarsi della palla. E questo era il Pisa che ha giocato contro il Cesena. Uicani, Birindelli, Del Fabbro, Lisuzzo, Longhi, Verna, Di Tacchio, Zammarini, in attacco Gatto, Mannini e la punta centrale Manai. Però una squadra che almeno fino ad oggi, poi chiediamo adesso conforto a Gabriele Bianchi, il collega di Pisa, ha sempre dimostrato il carattere del suo allenatore. Gabriele? Sì, buonasera a tutti. E allora, che ci dici di questo Pisa, prossimo avversario dell'Avellino? Abbiamo registrato parole molto dure di Gattuso. Gattuso che ieri, ora non voglio dire che sembra aver gettato la spugna, ma che comunque era molto giù, perché comunque la squadra dalla famigerata per noi partita di Vicenza, dove a 5 minuti alla fine eravamo più o meno salvi e in 5 minuti si è ribaltato il campionato, la squadra è entrata in un cono di paura dalla quale non è mai uscita, tranne due partite, ovvero le trasferte di Verona e Perugia, dove probabilmente, non avendo niente da perdere, la squadra ha giocato più libera di testa e si è espressa meglio. Ma le gare all'Arena, che dovevano essere il trampolino di lancio per un eventuale e una probabile, a questo punto improbabile, salvezza, si sono trasformate in un calvario. Con Latina è stata buttata via una vittoria nei minuti finali, con la Salernitana e con il Cesena sono arrivate due sconfitte in due che su un'ipotetica tabella di marcia erano partite da vincere. E ora è tutto maledettamente più complicato, nonostante gli avversari diretti, quelli diciamo più vicini a portata del Pisa, non corrono poi tantissimo. Oggi il Brescia ha perso, quindi insomma la matematica non condanna, il problema è quello che non stiamo vedendo in campo nelle ultime domeniche. Tanto stiamo vedendo le immagini di Pisa Cesena. Senti Gabriele, ma se getta la spugna Gattuso veramente è finita? Sì, perché comunque vada, è una squadra che ricalcava le doti morali del proprio condottiero, ha sempre lottato anche quando non c'era niente intorno e quando veramente c'era da far fatica a mettere 11 giocatori in campo. Però ribadisco, anche il girone di ritorno si era perso dopo il mercato con la vittoria contro la Ternana, c'erano stati buoni pareggi,
conseguiti squadre importanti, Spal, Frosinone, la classifica andava più o meno in secondo da quella che doveva essere la linea. Poi ribadisco, la partita di Vicenza ha cambiato tutto. È stata una partita devastante che probabilmente sarà in fase di analisi a fine campionato veramente la chiave di volta della nostra, in negativo, della stagione. E quindi, nonostante ci siano anche più giorni per prepararla, paradossalmente per l'Avellino è il momento migliore, che dici, per affondare, naturalmente i tifosi di Sponda Pisana si augurano di no, per affondare questo Pisa? Ma se la squadra entra in campo come la ripresa di ieri, io penso che qualsiasi squadra possa venire a Pisa e dir la sua, perché comunque ribadisco, ieri il gol è venuto al 52esimo, c'era praticamente tutto il secondo tempo, Agliardi non ha fatto una parata. E non c'è stato neanche un tiro verso lo specchio della porta, cioè il Cesena non ha raddoppiato perché ha buttato via un po' di contropiedi e perché non ha voluto calcare la mano, ma era una squadra veramente che la sensazione era poteva durare due giorni e non avrebbe mai trovato la via del gol. Primo tempo una partita normale, equilibrata, un paio di occasioni per parte, diciamo, però appena c'è da fare un qualcosa di più per provare a vincere, visto che il punto non basta più, si va incontro a dei problemi di equilibrio che condizionano poi il risultato finale. Felice, Marco, avete domande da sottoporre? Felice, no, Marco? Sì, ciao Gabriele, volevo chiederti, Eusepi vi ha lasciato con un bel messaggio su Facebook, parla sempre molto bene di Pisa, come sarà l'accoglienza, anche se è chiaro che poi il Pisa sarà concentrato sulla partita, di certo non su questo Amarcord, per così dire. Ma io ripeto, parli con uno che per me i giocatori sono professionisti. Io quando sento parlare di tradimento mi viene da ridere. Il tradimento è non onorare la maglia quando la indossi. Poi quando vai in un'altra piazza è giusto giocare per la squadra che ti paga lo stipendio. Io spero che Eusepi venga accolto bene. Penso che non ci sia credine nei confronti di un ragazzo che comunque ha segnato un gol di capitale importanza lo scorso anno nella finale di ritorno a Foggia, e ovviamente giocherà per fare il bene dell'Avellino, e Dio lo volesse, spero che sia così, perché altrimenti non si capisce cosa si va a vedere. Senti, un'ultima, Gabriele, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, manca ancora tanto perché si gioca, lo ricordiamo, il lunedì di Pasquetta. Ci dai un po' di report dopo la partita di ieri, condizioni fisiche dei giocatori, squalifiche, com'è la situazione? Squalificati nessuno, perché ieri abbiamo finito senza neanche un ammonito. La condizione fisica della squadra è una squadra che le gomme sono sgonfie purtroppo da un paio di settimane dopo praticamente 50-60 minuti di gioco. Gli infortunati, ci potrebbe essere uno spiraglio per recuperare il terzino destro Golubovic, forse Tabanelli, e bisogna valutare anche l'entità del programma muscolare di Masucci, però avete detto giustamente voi, giocando poi lunedì io penso che stringeranno un po' tutti i denti per cercare di esserci. L'unica cosa è da ieri che non trapela niente, cioè oggi c'era una ricorrenza all'Arena, c'era i 108 anni di storia, c'era lo stadio aperto, hanno fatto i ragazzi qui dell'Associazione Scienze di Pisa una sorta di tour guidato dello stadio con migliaia di persone che hanno fatto il giro, c'era Scimelli storici, insomma ci doveva essere anche la dirigenza, il presidente, invece non c'era praticamente nessun tesserato. Insomma nessun clima di festa, anzi molto dimesso, mi sembra di capire. Sì, ieri si è provato inizialmente, il Pisa giocatore, avete visto le immagini con la maglia celebrativa che ricordava la prima del 1909, e c'è stato l'inno, il nuovo inno cantato da un cantante pisano prima dal vivo, prima della partita, ma ripeto, il clima poi in campo è stato piuttosto pesante, diverso, purtroppo non è stato un buon compleanno. Va bene, grazie Gabriele, grazie a voi. Grazie a Gabriele Bianchi del Pisa Siamo Noi. Allora, Felice, abbiamo sentito, insomma, ambiente molto pesante, clima molto pesante a Pisa, con un Gattuso che pare abbia gettato la spugna, eppure io ho impressa nella mente una squadra che è riuscita a riprendere la partita a Verona e solo martedì scorso a Perugia. Sì, infatti il Pisa ha toppato clamorosamente le partite interne, perché le ultime tre partite in casa, dove doveva fare 9 punti per tirarsi fuori, ma almeno 7 ne ha fatti solo uno, con avversari tutto sommato abbordabili alla portata del Pisa. È una squadra che in casa ha grosse difficoltà di impostare il gioco,
mentre riesce fuori casa, forse perché non ha nulla da perdere, ha fatto delle ottime prestazioni, perché non è facile andare a Perugia a perdere 2-0 e poi rimontare e fare 2-2, la stessa cosa a Verona al Bentegodi, 1-0, 1-1. È chiaro che abbiamo visto tante volte delle squadre che la settimana prima sembrano delle squadre morte e poi la settimana successiva ti fanno delle grandi prestazioni. Vedi la Ternana, l'avevo visto giocare la partita prima, mi aveva fatto un'impressione penosa, adesso ha fatto 6 punti in 2 partite, ha battuto sia l'Avellino sia la Salernitana. Quindi sono squadre che stanno cercando, come sempre nel finale di campionato, le squadre che lottano per la salvezza hanno quasi sempre la meglio rispetto a quelle che cercano di lottare per i playoff. Quindi la media comincia a salire, anche se un resoconto più lineare lo si avrà sicuramente lunedì prossimo, perché lunedì prossimo, al termine delle gare, ad esclusione dell'Ascoli che giocherà 4 partite in casa e 2 fuori, tutte le altre squadre che lotteranno per la retrocessione dovranno fare 3 partite in casa e 3 partite fuori per la buona pace per la media inglese. Marco, vengo subito da te, leggo prima un messaggio dell'amico Stefano alias Oronzo Canà. Buonasera, io penso che la settimana prossima sarà quella decisiva, penso che al massimo ci saranno 3 punti di penalizzazione e sicuramente in questo campionato in corso, leviamoci il pensiero, quest'anno comunque al di là di tutto altri 7 punti e siamo salvi, scrive l'amico Stefano che come al solito salutiamo. Allora Marco, un lupo, l'Avellino che deve azzannare una preda ferita. Quasi moribonda il Pisa. Io vado contro. Vai cauto. No, vado contro corrente. Ti dico che queste sono le partite più pericolose. Ricordando anche la Ternana, Cioè, la Ternana anche era spacciata, era finita. Si andava lì per blindare la salvezza, per chiudere. Cioè, è un fatto di atteggiamento. Perché se le di partite con la SPAL, con le ultime, col Frosinone, lo stesso Carpi. Con il Carpi si preparano da sole perché sei stimolato affrontando avversari importanti. Perrotta stesso, nell'intervista che ti ha rilasciato ieri, fa un passaggio importante, Angelo, e dice: le partite precedenti, quelle che abbiamo toppato col Perugia, con la Ternana, non col Perugia, lui sbaglia magari nell'intervista a dire, ma intende con gli avversari magari che sulla carta sono così alla portata, le toppi perché pensi di scendere in campo, di essere più forte, magari un atteggiamento che non è propriamente incisivo sulla partita e alla fine può finire davvero male. Quindi è importantissimo non dare per spacciato il Pisa, che come ha detto Felice è una squadra che non muore mai, che ha grandi problemi in attacco perché segna pochissimo, ma comunque è un allenatore di carattere, si gioca il tutto per tutto contro l'Avellino. Bisogna evitare di abbassare l'asticella della tensione, perché altrimenti poi la figuraccia è dietro l'angolo e l'Avellino, dopo essersi ripreso dopo quel brutto 4-1 a Liberati di Terni, deve evitare nuovi scivoloni, soprattutto perché c'è questa spada di Damocle che comunque pende e i punti bisogna farli. Vediamo il quadro completo del turno di Pasquetta, lunedì 17 aprile, la 36esima giornata, SPAL Trapani, Brescia Benevento, Carpi Bari, Entella Ternana, Frosinone Novara, Perugia Ascoli, Salernitana Latina, Verona Cittadella, Vicenza Pro Vercelli, Pisa Avellino e Cesena Spezia. Lo lasciamo un attimo in onda, Felice, un commento veloce sul prossimo turno, intanto chiedo alla regia di preparare l'ultima slide di Giuseppe Andrita. La potevate mettere più lontano, così onestamente vedo poco, vi dico la verità. Allora, focalizziamoci sulle campane, Brescia-Benevento e Salernitana-Latina al di là di Pisa-Avellino. Brescia-Benevento è una partita drammatica, perché il Benevento ne viene da una sconfitta a Cittadella e il Brescia ne viene da tante sconfitte, quindi sarà una partita veramente da un autentico spareggio. La Salernitana può reinserirsi nei playoff perché incontra un Latina che io credo che sia l'unica squadra realmente spacciata, perché avendo 31 punti con 3 o 4 punti ancora che deve prendere di penalizzazione, credo che la Salernitana battendo si metta a 1-2 punti dalla zona playoff e può dire la sua. L'Avellino a Pisa ha detto tutto festa, giocherà a Pisa. Noi credo che non è che è mancato l'atteggiamento, sono mancati gli uomini in campo nelle partite, 2, 3, 4 giocatori stavano fuori fase e quando vai a giocare a 7 uomini, a 8 uomini le partite non le vinci. L'ultima slide, chiudiamo in tenerezza con le slide di Giuseppe Andrita, ricordando anche quando Perrotta andò a firmare in sede con la mamma. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori, l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Thank you.
Ebbè, mamma, che giornata, ci sta tutta questa dedica anche alla mamma di Marco Perrotta. Vado a chiudere con gli ultimi tre messaggi che sono arrivati da casa. Ho ancora il boato del Partenio che viene in bomba nelle orecchie, un'emozione incredibile quel gol di Perrotta, una liberazione visto i risultati che stavano maturando sugli altri campi. Adesso speriamo che l'avvocato Chiacchio ci faccia un grande gol, scrive Antonio da Sarno. E poi ciao, sono Michele, forza Lupi. L'ultimo messaggio, peccato perché l'ho letto un po' tardi: egregio avvocato, dalla sua esperienza può dedurre se la penalizzazione potrebbe mai essere uguale alla richiesta della procura in primo grado? La ringrazio, Carmine da Nocera Superiore. Abbiamo sentito che verosimilmente, se non dovesse passare la linea difensiva ai 7 punti, no, ci saranno tutti, a quanto sembra questa è l'ipotesi più probabile, come abbiamo sentito anche da Chiacchio. E poi la tendenza in appello è quella comunque di ridurre un minimo, no Marco? Tutti una parte, ma la cosa secondo me più interessante da dire anche al telespettatore, se ha avuto poi comunque modo di seguirlo, l'ha ascoltato, è il fatto che potrebbe esserci l'annullamento del processo nel caso in cui questo vizio di forma venisse comprovato anche in secondo grado, in secondo questa grado. È una grande novità. Staremo a vedere. Intanto io ho terminato gli aggettivi e gli elogi per il nostro Giuseppe Andrita, sempre più straordinario, che ringrazio insieme ad Aldo Fenizzi in regia e a Luigi Esposito alle camere in studio. Ai montaggi ha lavorato Enrico Coppola. Grazie a Felice D'Aliasi. Buonasera, grazie a te. Ciao Felice e ciao Marco. Io sono in debito di un saluto alla piccola Mariana di Grottaminarda che mi ha raggiunto a Montemiletto quando l'Avellino ha inaugurato lo stadio Fino. Mi ha chiesto un saluto, quindi saluto lei e suo padre e buona serata ai nostri telespettatori. 4 ciao. Minuti di recupero all'Olimpico, Napoli avanti 2-0 ed è in attacco in questo momento. Seguiamo lo sviluppo dell'azione. Insigne in diretta, vi abbiamo dato anche il 3-0 al 47esimo minuto. Lorenzo Insigne, dunque Napoli che blinda con questa vittoria il terzo posto in classifica. 0825, l'Avellino tornano domenica prossima. Arrivederci.